Questa volta non si tratta né di rubi né delle cene di Arcore. Silvio Berlusconi e la mafia sono il centro di una conversazione tra Emilio Fede e il suo ex personal trainer. La storia di Berlusconi? Mafia, 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 sosteneva la famiglia Mangano. Così diceva l'ex direttore del TG4 al telefono con Gaetano Ferri nel 2012. C'è stato il momento in cui c'era timore, perché la ricca c'era che era il Mangano. Adesso non c'era. Sì, questo il giornale sul libro. Ci prepara per capire, è un mio amico, c'è tutto, capisci, era più perché chiaramente c'è anche quel rapporto, mafia, 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 soldi, mafia, soldi. Berlusconi. Però era tutto Berlusconi che faceva girare. Sì, tutto Berlusconi, quello che era praticamente quello che investiva, più praticamente cosa c'è, o c'è stato, o c'è investimento di soldi, mafia la sì. Le conversazioni, l'audio è disturbato, ruotano attorno ai rapporti tra il fondatore della Fininvest, Marcello Dell'Utri, e Cosa Nostra, e sono finite agli atti della Procura di Monza prima e poi di Palermo, tanto che i PM di Matteo e Tartaglia, che indagano sulla trattativa Stato-Mafia, hanno interrogato il giornalista 2 mesi fa. Nel file registrato all'insaputa del giornalista e che l'uomo avrebbe anche tentato di vendere ad alcuni giornali prima di consegnarlo in procura, ci sono vari passaggi. Il riferimento è sempre all'ex senatore PDL, ora in carcere, condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell'Utri era praticamente quello che investiva. Chi può parlare, dice Fede, solo Dell'Utri. Guarda Berlusconi cosa gli sta mangiando, perché lui è l'unico che sa. Ti rendi conto che ci sono 70 conti esteri, tutti che fanno riferimento a Dell'Utri? È tutto falso, ha replicato oggi Emilio Fede. L'ho già detto ai magistrati, ho denunciato quel truffatore per calunnia e minacce gravi. E spiega, un conto sono le dichiarazioni da me rilasciate al PM di Matteo, in cui mi riconosco pienamente, ma queste ultime sono state mescolate come in un frullatore. Ai magistrati di Palermo Fede ha raccontato di un incontro tra Berlusconi e Dell'Utri, appena arrivato a Milano. Mi alzai per allontanarmi, spiega il giornalista. Lo scambio di frasi è stato brevissimo. Poi Fede ricorda che l'ex cavaliere, prima di salutare l'ex senatore, aveva detto: «Hai novità? Mi raccomando, ricordiamoci della sua famiglia, ricordiamoci di sostenerla». Il riferimento in questo caso sarebbe alla famiglia di Vittorio Mangano, lo stalliere di Arcore, l'uomo che Dell'Utri ha definito un eroe. E secondo Fede, l'ex senatore gli avrebbe risposto che negli interrogatori a Mangano in carcere i magistrati chiedevano riferimenti sui suoi rapporti con Silvio Berlusconi. Uno scambio, quello tra Dell'Utri e Berlusconi, che sarebbe avvenuto intorno al 94, poco prima della discesa in politica. Su Mangano, oggi Fede puntualizza, sapevo che Berlusconi si preoccupava della famiglia di Mangano, che veniva tenuto in galera perché rivelasse qualcosa contro il presidente, che aveva chiesto anche a Dell'Utri di occuparsene, ma sono cose che sanno tutti. Berlusconi diceva che Mangano si stava sacrificando per lui, ha continuato, e che bisognava fare qualcosa per la sua famiglia. Queste sono le cose che ho riferito ai magistrati di Dell'Utri, non ho mai detto altro e non so nulla di conti esteri.